Ciao a tutti, oggi siamo qui per aiutarvi a fare dei giochi in famiglia con i vostri bambini, soprattutto in questo periodo che stiamo a casa, ma anche quando piove, c'è brutto tempo, si possono fare tranquillamente questi giochi in casa. Basta avere un piccolo spazio dove potete farlo in qualsiasi parte della casa. Per fare questi giochi mi avvarrò dell'aiuto di uno dei miei figli, Lorenzo, vieni. Lui è Lorenzo, mi aiuterà in questi giochi. Il primo gioco che vi faremo vedere è il classico gioco del semaforo. Come sappiamo tutti, il semaforo ha quanti colori? Tre, bravissimi! Quindi sarà rosso, verde e arancione, bravissimi! Allora, il colore rosso, quando verrà nominato, si starà fermi. Il verde si corre, arancione si cammina. Vi facciamo vedere una prova. Ok. Arancione. Come vedete si cammina. Rosso, fermi immobili, non ci si muove. Arancione, si cammina di nuovo. Verde, si corre. Rosso, ci si ferma. Ok? Questi sono, li potete inventare come volete, fare come volete. Poi, oltre a questo semaforo, ci si possono aggiungere dei giochi con i nomi degli animali. E adesso vi farò vedere. Io mi sono attrezzato con una lavagnetta solo per farvi vedere gli animali che li scrivo, ma voi da casa potete fare tranquillamente una cosa: prendere un foglio bianco, scrivere i nomi degli animali che io adesso vi dirò, poi con una forbice ritagliate il foglio, ogni nome di animale, lo accartocciate e potete giocare a sorteggiarlo in famiglia. A chi viene l'animale dovrà imitare quell'animale. Anche il papà e la mamma lo possono fare tranquillamente, senza vergognarsi. È un gioco bellissimo. Allora, gli animali che vogliamo farvi vedere oggi sono il canguro, e lo scriviamo qua, canguro. Abbiamo poi il cane, il gatto, giraffa, poi, bravissimi, avete suggerito bene, un pinguino, bravi, ranocchia, poi gambero, scriviamo anche da quest'altra parte, serpente, e gabbiano. Poi se volete ne potete inventare quanti ne volete, eh? Intanto noi vi facciamo vedere questi qui con Lorenzo. Lorenzo, mettiti in posizione. Cominciamo. Io mi metto da questa parte in modo che voi potete vedere bene l'esercizio, con il canguro. Via. Ci si gira, si torna dall'altra parte. E questo, come abbiamo visto, è il canguro. Adesso vi facciamo vedere il cane. Le gambe rimangono belle dritte. Si arriva dall'altra parte e si torna indietro. Benissimo, grazie. Il gatto, questo l'abbiamo fatto tutti quando eravamo piccoli, gattonare. Ok, facciamo vedere. Si gattona, avanti e indietro. Poi c'è la giraffa che si cammina sulle punte con le braccia su, perché la giraffa è altissima, il collo lungo lungo. Vai Lorenzo, grazie. Si gira e si torna fino all'altra parte. Poi abbiamo il pinguino, attenzione! Il pinguino, fate attenzione bene ai piedi, perché i piedi devono essere ben dritti davanti a voi e le mani bene dietro la nuca. Fanno molto piano in modo che possano vedere bene. Le gambe rimangono dritte, non si piegano. Benissimo. Adesso ci mettiamo nella posizione della ranocchia e facciamo la ranocchia. Bravissimo, torna indietro,
Ok, il gambero invece, il gambero come cammina, ve lo ricordate? Lo sapete? Come cammina il gambero? Faccelo vedere. Cammina all'indietro. Si rigira e si cammina all'indietro. Poi abbiamo il serpente. Vediamo il serpente, Lorenzo, grazie. Liscia bene, mi raccomando. Bravissimo. Torna indietro. Ultimo animale è il gabbiano, che ha le ali belle aperte, quindi le braccia si muoveranno bene su e giù. Benissimo, questo era quello che volevamo farvi vedere. Spero che questo video per oggi vi sia piaciuto e ricordatevi di iscrivervi al canale dell'Atletica Tortre Teste. Ciao!